Che meraviglia, con questa bella passeggiata in mezzo al verde e i miei pantaloni di lino sono proprio green. Brava Simona, ma puoi essere ancora più green. Ma davvero? I semi di lino li puoi anche mangiare, guarda come in questo video. Vediamo. I semi sono piccoli ma hanno un grande potere curativo. Guardate per esempio i semi di lino. Vi stupirete della loro storia, dei loro benefici e del loro utilizzo. Come mi sono stupita io? Forse vi è capitato di vedere un sacchettino di semi di lino al supermercato o al negozio biologico ed essere attratti, ma vi siete sentiti indecisi se comprarli o meno. E alla fine lo avete lasciato lì perché non sapevate come usarlo. Io vi capisco, ma dopo questo video le cose cambieranno, avrete le idee chiare e luminose come i fili di lino. In più vi svelerò 5 ricette utilissime per utilizzare i semi di lino nell'alimentazione quotidiana e a favore della salute. Linum usitatissimum è il loro nome scientifico. Dai semi di lino si ottiene la farina e l'olio di lino, entrambi utilissimi alla nostra salute, come sapevano già nell'antichità, addirittura in Egitto, fino al nord Europa, dove venne introdotto nel periodo dell'Impero Romano. E occupiamoci adesso della nostra salute. I semi di lino sono preziosi perché sono una delle fonti vegetali più ricche di acidi grassi omega 3. Oltre agli omega 3, forniscono proteine, vitamine del gruppo B, fosforo, magnesio, rame e manganese. Presi regolarmente, aiutano moltissimo l'intestino. Sapete qual è il segreto per ottenere i benefici dai rimedi naturali? È semplice, bisogna assumerli in modo regolare e continuativo. E per conoscere nuovi segreti ogni settimana da fare subito a casa, basta iscriversi al canale. Clic! Ecco 5 modi diversi, ma tutti facili e veloci per assumere i semi di lino e ottenere i loro benefici. Primo modo, i semi di lino come integratori di acidi grassi omega 3. Ascoltate bene perché vi spiego una cosa importante. Per estrarre gli acidi grassi essenziali bisogna assolutamente frantumare i semi con un pestello, un macinacaffè o un piccolo frullatore subito prima di mangiarli. Se non si rompe prima l'involucro, non si accede alla parte interna che contiene la parte oleosa. Una volta frantumati i semi, se ne può spargere un cucchiaio sulla pasta, sulle verdure, nello yogurt e assumere gli acidi di grassi essenziali omega 3 in un modo completamente naturale e vegetale. Secondo modo, negli impasti. Per chi fa pane, torte, biscotti in casa, ecco un ingrediente speciale, i semi di lino. Basta un cucchiaio di semi di lino. Prima bisogna tostarli un pochino e poi metterli in ammollo per almeno un'ora. Per il pane è meglio usare farina integrale di farro o di camu. Per i dolci, meglio farina integrale di frumento. In entrambi i casi i semi vanno aggiunti, scolati alla fine dell'impasto e sapranno arricchire il nostro prodotto da forno casalingo. Il terzo modo è fare l'uovo vegano. Ecco un trucco. Per chi è vegano o intollerante o vuole una ricetta più leggera, consiglio di sostituire le uova con i semi di lino. La parte oleosa e la parte gelatinosa rappresentano un ottimo legante. Lo so, sembra strano, ma funziona davvero. Bisogna tritare finemente un cucchiaio di semi di lino e aggiungerlo a 3 cucchiai di acqua e questa dose sostituisce un uovo, va poi aggiustata in funzione della ricetta. Sapevate che la coltivazione del lino è ottimale anche per l'ambiente? Ha un impatto minimo, non necessita irrigazione né defoglianti, ricresce ad ogni raccolto e rende disponibili tutte le parti della sua pianta, dalle radici alla sommità. E questo è importante. Quando scegliamo cosa mangiare, non dobbiamo pensare solo alla nostra salute, ma anche a quella del nostro pianeta che ci fornisce il cibo. Quarto modo, come rimedio naturale per la stitichezza. Se l'intestino è pigro, risvegliamolo con un cucchiaio di semi di lino. Il modo migliore è assumere l'acqua del loro ammollo, perché è una bevanda con effetto lassativo. I semi di lino sono ricchi di mucillagini molto efficaci per l'intestino. Basta versare un cucchiaio di semi di lino in un bicchiere di acqua, lasciarlo coperto tutto il giorno e berlo alla sera prima di dormire. Ovviamente va fatto per almeno una settimana di seguito, ma già dopo un paio di giorni l'intestino ringrazierà.
Quinto modo, come tisana contro il mal di gola. I semi di lino hanno un effetto emolliente per la gola. Potete fare una tisana in questo semplicissimo modo. Versate un cucchiaino di semi di lino in un bicchiere di acqua tiepida e lasciate in ammollo per un paio d'ore. Poi filtrate e fate i gargarismi con quest'acqua. È un po' morbida e molto lenitiva contro la gola infiammata e dolorante. Ricordate che gli oli vegetali che assumiamo di solito, come l'olio di oliva o l'olio di girasole, sono più ricchi di omega 6 che di omega 3. Invece dovremmo assumere più omega 3 che omega 6 per la nostra salute. Ecco che con i semi di lino possiamo riequilibrare queste proporzioni in modo naturale. Adesso vi ricordate quel sacchettino di semi di lino? Andate a comprarlo subito. Ora sapete cosa farne. E qual è la vostra esperienza con i semi di lino? Raccontatemela nei commenti qui sotto, oppure scrivetemi le vostre domande. Condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici, così anche loro sapranno come fare con i semi di lino. E diventerete dei portatori sani di salute. Mettete un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente.